sinceramente di Milano ho già parlato in passato diverse volte, credo che per come si è poi dimostrato diciamo così, a posteriori, dopo la mia dipartita da Milano, devo dire che io ho sempre detto che nel periodo passato a Milano penso di aver fatto il massimo con quello che si poteva fare in quel momento, con il budget a disposizione, con la squadra che c'era in quel momento e con le possibilità che c'erano in quel momento contro una Siena che era inarrivabile. Detto questo, quindi per me la mia coscienza è più che a posto, perché so perfettamente qual era il livello della squadra e quello che effettivamente si poteva fare per quel periodo, ripeto, con quel budget e contro quella Siena di quel tempo. Quindi tornare a Milano in questo momento è così modo per salutare ovviamente diverse persone con cui ho lavorato, anche qualcuno dello staff e anche altri fuori dal campo di gioco. È chiaro che ci sono momenti in cui le motivazioni sono nettamente diverse e questo penso che sarà la chiave di volta della partita. Le nostre motivazioni sono veramente diverse da quelle che ha Milano, quindi credo che sia una partita difficile, tra virgolette, per noi, per tanti motivi. Invece Milano ovviamente è una squadra che si sta preparando per affrontare i playoff, ha trovato un nuovo assetto, sta provando nuove situazioni e mi sembra una squadra che possa avere chance effettivamente di far bene nei playoff e perché no anche di vincere lo scudetto, perché come panchina così lunga effettivamente nei playoff giocando 7 partite diventa importantissima la lunghezza e la profondità della panchina e siccome la profondità di Milano è veramente grande, mantenendo qualità in tutti i 13 giocatori, direi, perché sono 13 giocatori in questo momento, credo che effettivamente abbia tante chance in questo momento di poter fare bene, di fare bene. In settimana la Lega Basket ha tirato fuori tutti gli MVP per quanto riguarda i giocatori, gli allenatori, gli under 22 e i dirigenti. Il giocatore italiani e i giocatori numero uno è stato dato come dopo tanti anni i giocatori stranieri. Tra gli allenatori, Ducci, Menetti, Sarrivanti, non ti chiedo un commento per una questione di rispetto, no? Mentre per quanto riguarda gli under 22, i più gettonati sono stati Andropi e Polonara, poi c'è stato Gentile e De Nicolao. Ritieni che abbiano rispettato quelli che sono i reali valori dei giovani in questo campionato? Ma sì, direi che più o meno sono i nomi che ho scritto anch'io nella scheda di valutazione, più o meno sono questi. Credo che Cervi possa avere per il futuro grande possibilità, forse quest'anno non ha fatto tantissimo, però credo che un giocatore della sua altezza, della sua futuribilità, credo che negli ultimi anni non ce ne siano stati tanti. Quindi a questa lista qua dei primi tre aggiungerei Cervi, perché credo che effettivamente possa essere un giocatore interessante, però appunto Polonardo, Nicolao, Gentile, inteso nei due fratelli, insomma tanti ragazzi che effettivamente sono venuti fuori, però credo anche che sia ancora molto poco rispetto a quello che effettivamente il nostro movimento ha bisogno in questo momento. Sì, rimanendo nei giovani, ti volevo chiedere una considerazione su Zerini, che è appena stato convocato nella nazionale sperimentale che possono fare anche i giochi del Mediterraneo. Un tuo pensiero in proposito? Niente, mi fa piacere per Andrea, spero che possa, sia per lui un'esperienza nuova e quindi credo che gli possa fare molto bene, vedere un ambiente diverso, confrontarsi con coetanei di buona qualità, credo che possa essere per lui effettivamente un'esperienza formativa per arricchire il suo bagaglio di conoscenze e anche di rapporti interpersonali, è un modo per crescere ed è un'esperienza, penso che possa essere divertente. Mi auguro che riesca a poi a strappare il biglietto per stare dentro ai 12. Un po' ritieni che il merito di Zerini in nazionale sia anche il tuo, dal momento che tu l'hai preso quando lui era in Serie B e l'hai portato in Serie A, che quest'anno ha avuto, soprattutto nelle parti del campionato, un discreto minutaggio. Quindi pensi che questa convocazione, come dire, un po' sia anche merito del lavoro fatto da questa squadra e il tuo personalmente? Ma penso che andrebbe lavorato bene seguendo i nostri consigli. Gli allenatori danno consigli che i giocatori devono cercare di mettere in pratica e poi sta ovviamente a loro, con la loro perseveranza, con la loro
tenace a cercare di migliorare. È chiaro che mi fa piacere per lui, gratifica anche il mio lavoro, ma nel senso che insieme eravamo in palestra e quindi è chiaro che sono contento per questo, mi fa piacere per lui, perché è riuscito a strappare questa convocazione appunto con grazie al suo lavoro, al suo impegno, quindi ne sono felice. Ti faccio un'ultima domanda che per quanto riguarda la partita di domenica già hai detto un attimino quali possono essere le motivazioni delle squadre, invece io vado un attimino oltre. Ovviamente non ti chiedo per ovvie ragioni i nomi di eventuali giocatori, oltretutto non penso che non saresti neanche in grado di fornirmi in questo momento, però rispetto a quest'anno, la tua idea della squadra del prossimo anno, ti spiego meglio, quest'anno è stata una squadra molto talentuosa e con una grossa anche propensione offensiva, per il prossimo anno, visto che dal momento penso che tu abbia già detto che forse opterai per 4-3, ritieni che in virtù anche del budget minore che coinvolgerà anche Brindisi come tutte quante le squadre in questo campionato, che tu possa propendere per una squadra con maggiore vocazione difensiva e una maggiore propensione alla tenuta mentale oppure no? La domanda è complessa, nel senso che quando d'estate si fa una squadra, ve l'ho già detto, ma è vero, alla fine è il mercato che fa la squadra. Nel senso che molte volte tu fai delle scelte che sono anche condizionate da quello che tu puoi prendere, che sia un giocatore più o meno bravo è anche condizionato dai soldi che hai, dall'opportunità che sia libero o meno, dall'opportunità che voglia venire, e quindi effettivamente non sempre riesci a prendere la prima scelta, la seconda o la terza, e molte volte devi accettare dei compromessi in quello che effettivamente vai ad assemblare. Quest'anno io credo che la squadra abbia avuto veramente fino a febbraio una faccia molto bella, quindi sono molto contento del lavoro fatto quest'estate. Credo anche che poi è successo qualcosa di cui abbiamo già parlato, però sono quelle cose imponderabili che d'estate non puoi prevedere. Non era prevedibile neanche il martedì dopo la vittoria di Cantù, secondo me. Nessuno qua avrebbe pensato a una cosa del genere, no? Perché sono quelle cose imponderabili che fanno parte del così, ci vuole la sfera di cristallo veramente. Quindi è una scelta questa che estiva che io rifarei pienamente in quel momento là, perché la squadra aveva veramente un senso, qualche riserva su qualche scelta c'è, ma è normale che sia così, a posteriori è più facile, però onestamente poi sai quanto una squadra possa essere più o meno volitiva per una fase difensiva di attacco, te lo accorgi più quando ce l'hai in mano, nel senso che è un miscuglio che si forma pian piano, che Jonathan non fosse un difensore lo sapevamo, però magari pensavamo che altri potessero un po' sopperire a questa cosa, magari non abbiamo sopperito con la difesa, però il talento sicuramente ci ha aiutato a vincere qualche partita. Quindi devo dirti che è chiaro che vorrei una squadra talentuosa ma che difenda anche, questo è normale, non ti do una risposta ovvia, però nello stesso tempo credo anche che l'abilità di un allenatore sia anche quella di adeguarsi alla squadra. Io sono stato un allenatore definito nel tempo difensivista, a volte, ma a volte non è vero, perché prenditi, non so, quando c'era Ottavio Sedeni, era una squadra che giocava un po' come questa, abbiamo vinto la Coppa Italia, ha fatto la finale scudetto, l'anno di Roma con Horace Jenkins, anche lì era una squadra che correva molto, l'anno di Lingrier avevamo di media 90 punti di media, quindi sai, poi magari a Milano era una squadra più controllata perché avevamo squadra diversa. Credo che un allenatore si debba adeguare ai giocatori che ha a disposizione, quindi mi piacerebbe avere una squadra un pochino più difensiva con un buon talento. Ci riusciremo? Vedremo, dipenderà dal mercato, da quello che si riuscirà a fare, quindi non è che quello che io voglio fare si riuscirà a fare, mi spiego? È sempre il mercato che ci dirà che squadra si riuscirà a fare, e non sempre i giocatori che tu vuoi prendere sono quelli che vuoi prendere, di conseguenza è compito dell'allenatore adeguarsi a chi prendi. Noi quest'anno per forza dovevamo correre con Scottie Reynolds, che era un giocatore secondo me preso, come sapete, perché Jonathan doveva fare il playmaker, volevamo un'altra combo, eccetera, eccetera. Con Scott devi correre per forza. Quindi, ed era in quel momento là la scelta unica che si potesse fare, rapporto con l'età presto, eccetera, eccetera. Quindi, ripeto, la squadra la fa a mercato, è chiaro che vorrei tante cose messe in fila, ma poi
e l'allenatore si deve adeguare a quello che effettivamente riesce a portare in casa.